Il nome provvisorio scelto fu Taesudo. E riprendiamo proprio da qui. Se vuoi saperne di più, ti invito a ripescare il video sul Tangsudo. Altrimenti continua con la visione. Ebbene, eccoci qui, fatto il misfatto. Il Taekwondo è il diretto discendente del Tangsudo. E di fatto ne condivide la storia fino al 1955, in cui il generale Choi Hong-hee introdusse la pratica delle arti marziali nell'addestramento delle truppe coreane. E per dare forma a una nuova arte marziale nazionale, slegata dai nomi cinesi o giapponesi, la chiamò provvisoriamente Taesudo, facendo nascere nel 61 l'Associazione Mondiale Taesudo. Ma presto nel 64 cambiò nome con l'Associazione Mondiale di Taekwondo. Nel 71 divenne sport nazionale della Corea e tra vicissitudini varie come nascita di altre associazioni rivali o cambio di nome delle organizzazioni, nel 2000 il Taekwondo entra nel programma dei Giochi Olimpici. Il nome di quest'arte può essere tradotto come l'arte dei calci e dei pugni. La divisa si chiama Dobok, il luogo in cui si pratica si chiama Dojang e il quartier generale mondiale del Taekwondo si chiama Kukkiwon. Anche qui le tecniche per impararle al meglio vengono studiate con le forme, che a seconda dell'associazione cambiano nome, come Yeong, Pumsae, Teul o Taijeuk. E generalmente prendono il nome dagli elementi della natura, concetti filosofici o avvenimenti storici coreani. Quest'arte marziale si enfatizza molto l'utilizzo dei calci da una posizione mobile, includendo anche un sistema di blocchi, pugni, colpi a mano aperta, spazzate, leve e proiezioni. Negli scontri utilizzano protezioni come un caschetto, un busto protettivo, dei guantini e delle scarpette protettive. Una cosa che mi ha sorpreso del Taekwondo è stato scoprire che a ogni cintura è associato un significato legato alla crescita dell'allievo. Ma siccome le cinture sono tante e partono dalla bianca fino ad arrivare alla nera, che il grado massimo è il nono Dan, ti lascio in descrizione le fonti e se sei interessato a saperne di più vai a guardare. Semplicemente. I principi filosofici del Taekwondo seguono sia la filosofia buddista che l'antico codice d'onore dei guerrieri Warang. E noi li possiamo comodamente riassumere con cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo e spirito indomito. Arriviamo dunque con la cultura pop. Vi ho già detto di Chuck Norris e Michael J. White che hanno praticato Tangsudo. Quindi sono passati al Taekwondo. È un rito di passaggio praticamente. Tra i film abbiamo i migliori, Spin Kick e Taekwondo Damashi Rebirth. Nei videogiochi, qui sarà lunga, Taekwondo per Super Nintendo e nei vari picchiaduro personaggi sparsi come Juri per Street Fighter, Rig per Dead or Alive, Yoon Se-Hong per Soul Calibur, Liu Young-mie in Fighters History. E da quando ho scoperto l'esistenza di questo videogioco io voglio un remake o una remastered, lo voglio. Big Doosan e Warang per Tekken e letteralmente un esercito per King of Fighters. E con questo concludiamo il video. Grazie per avermi ascoltato. Se hai qualcosa da aggiungere, fallo pure nei commenti. E gobbe desmida!